Ciao a tutti, sono Brenda e sono una fotografa e oggi vi dirò quali sono i 10 regali che secondo me potreste fare ad un vostro amico o una vostra amica fotografa. Partiamo con il primo, che per me è il più importante, i libri. Ho preso in considerazione questi 4 libri perché ad alcuni tengo realmente tanto e credo che siano i migliori per iniziare. Allora, questo è un Odio e Tamo, L'occhio del fotografo di Michael Freeman. È un buon libro per iniziare. All'epoca quando l'ho letto avevo 18 anni, però l'ho ritenuto abbastanza soddisfacente come lettura leggera. Tecniche professionali di fotoritocco con Photoshop. Questo in particolare è di Scott Kelby. Vi lascio tutti i link in descrizione ovviamente. Chromarama. L'ho amato questo libro. La fotografia è molto importante, ma soprattutto i colori all'interno dell'arte sono molto importanti, quindi bellissimo, molto molto bello. Ed infine La camera chiara, per un aspetto un po' più filosofico sulla fotografia. Come seconda idea regalo potete assolutamente prendere in considerazione una tracolla neoprene, che è super comoda e non fa sentire il peso della macchina fotografica sul collo o sulle spalle. Il prezzo dovrebbe essere circa sui 15 euro, comunque vi metto il link in descrizione. Un'altra idea super carina che io apprezzerei tantissimo è assolutamente una Fujifilm Wide 300 o una Fujifilm Mini 11, dipende ovviamente dal vostro budget ed ovviamente anche le 10 o 20 pellicole per poter scattare. Il prezzo delle pellicole, il pacchetto da 20 dovrebbe costare circa 15 euro, è sempre in offerta su Amazon. Una cosa molto importante per noi fotografi è assolutamente la scheda memoria. Io utilizzo quelle della SanDisk Extreme Pro, ho 32 GB o 64 GB e ovviamente un'altra idea regalo che si accompagna benissimo alle schede memoria è la custodia per le schede memoria, molto comoda per portarla appresso. Questa è un po' bruttina, lo devo ammettere, l'ho pagata davvero poco, però ce ne sono assolutamente delle altre molto più carine con prezzi sui circa 10 euro. Un'altra cosa di cui noi non possiamo assolutamente fare a meno è la memoria esterna. Io utilizzo questa qua della Beauty Elements, perdonate la mia pronuncia, ed ovviamente per accompagnare questo regalo io vi consiglio di acquistare una custodia, perché non sia mai questa si rompe, è la fine. Questa qua io l'ho acquistata a 2-3 euro su Amazon, l'unica cosa è che mi è arrivata circa dopo un mese. Sicuramente ce ne saranno delle altre di questo genere o anche più carine a un prezzo di circa 10 euro, non di più perché è impossibile. Un'altra idea super carina sarebbe regalare un corso online di fotografia. Io ho seguito un corso online di Lara Jade Photography e so che ne ha fatti davvero tantissimi ed anche Marina Williams adesso ne sta facendo davvero tanti. Quindi secondo me questa è un'idea molto molto originale e super utile. Un'altra idea super utile per noi fotografi è lo zaino per la macchina fotografica. Io ho preso questo su Amazon e me ne sono innamorata, non potrei stare senza questo zaino. Ha l'antitaccheggio, quindi la macchina fotografica viene posta dietro le spalle. Questa è la parte interna. Perdonatemi, è un po' pesante. Il prezzo dovrebbe essere circa sui 40-45 euro, non ricordo molto bene in questo preciso momento. Un'altra idea super super carina sono le lenti esterne per il cellulare. Io le apprezzerei tantissimo, purtroppo non le ho ancora, ma penso che le acquisterò. Soprattutto per quanto riguarda i behind the scenes dei shooting, sarebbe bello avere più focali a disposizione. Se invece il vostro budget è un po' più alto o addirittura elevato, potrete pensare di regalare un obiettivo. Di certo noi fotografi non diremo no, guarda è troppo costoso, non lo accetto, non penso proprio. Allora, questo in particolare è un 24-70-28 della Tamron. Io sto avendo un po' di problemi purtroppo con questo obiettivo da dopo un anno che l'ho acquistato. Ormai sono 2 anni che ce l'ho e continuo a lavorarci nonostante i suoi problemi di messa a fuoco. Quindi vi consiglierei assolutamente di acquistare o un Nikon o un Canon, ma non Tamron, mi dispiace. Altrimenti potreste pensare di acquistare un 35 mm o 1.4 o 1.8 o un 50 mm 1.4 o 1.8. Ho detto queste due aperture di diaframma perché ovviamente dipende tutto dal vostro budget, però sono degli ottimi obiettivi. Spero che queste idee vi siano piaciute e spero che ovviamente possiate fare dei regali utili ed originali ai vostri amici o fidanzati fotografi. Come sempre, se volete iscrivetevi al canale o mettete un like a questo video, mi farebbe davvero molto piacere. Potete trovarmi sia su Instagram che su TikTok, vi lascio il link in descrizione e qui i nomi. Spero di poterci vedere al prossimo video. Ciao!